c'è il semenzaio, non è stato benevolo quest'anno, però del resto noi facciamo tutto senza trattamento, per cui eccolo qua i nostri pomodorini che stanno crescendo. Lì ci sono i cetriolini di seconda generazione, quelli invece sono stati comprati, ce li troviamo già cresciuti. Fra un po' devo mettere la canna, come vi ho detto. Questo è un filare, come vedete, fatto perché il cetriolo ha bisogno di altezza, quindi poi piano piano sale su e allora gli facciamo trovare la maglia di canne già pronta, come vi dicevo, senza legami per evitare la strozzatura. Qui ci sono le fave che già stanno producendo, li toglieremo perché la fava la piantiamo più per far lavorare il terreno. Una volta i nonni dicevano piantiamo il favino affinché le radici lavorino il terreno, poi attirano i batteri buoni le fave, per cui il terreno si trova già pronto. Questi sono i pomodori che avevamo messo la volta scorsa, come vedete già lì ce n'è qualcuno grandicello, già si batte sulla canna, poi metteremo la seconda. Oggi invece è stata la volta di questi, e come vedete le canne sono assolutamente a secco, solo che sono incastrate dentro e fuori. Ecco, vedete lì per esempio il pomodoro già comincia a battere sulle canne, e poi lo faremo passare ora dentro ora fuori, sempre per evitare la strozzatura del legame. Insomma, facciamo una crescita il più naturale che sia possibile. Quelli sono già grandicelli e già la maglia delle canne può diventare utile. Io per fortuna in fondo ho un piccolo canneto, per cui le canne mi sovrabbondano, ma utilizzo anche quelle piccole, anche quelle vecchie, come vedete lì ce n'è una corta, e per irrobustire la maglia si fa entra e fuori. Queste addirittura sono le canne dell'anno scorso, che nemmeno le ho tolte, tecnicamente le canne andrebbero cambiate ogni anno. Questi lattughi ho fatto un tentativo di pigrizia, diciamo, che avrei dovuto trattare il terreno, infatti non stanno avendo un buono sviluppo. Invece andiamo a trovare quelle che vi avevo fatto vedere la volta scorsa, quando vi dicevo che sembrano piantate strette, in effetti sono piantate strette. Per esempio, vedete, dal primo video sono passate 2 settimane, credo, o tre, adesso non mi ricordo, però come vedete già ce n'è uno, cominciano a essere grandi. Allora a sto punto, per esempio, questa qua fra massimo 4-5 giorni la togliamo, ovvero ce la mangiamo e lasciamo spazio a quelle due a fianco, e così via. Anche quelle, vedete, stanno crescendo, e qui ci sono già le nostre carissime amiche lumache che ce le massacreranno. Quindi dovremmo trovare un trattamento naturale. Perché poi vedete sto forellino? Ecco, sono proprio queste signorine qua. Queste sono queste signorine qua che ce le mangiano, però del resto anche la natura deve vivere, deve mangiare. Nonostante io ai lati, vedete, ho fatto dei bordi che un pochettino, diciamo, proteggono. Qui solitamente noi mettiamo cenere, mettiamo resti di guscio di uova tagliuzzato. Perché le lumache, diciamo, che non amano né la cenere. Fammele togliere manualmente queste due lumachine, le abbiamo tolte. Ecco, né amano l'uovo, perché il guscio di uovo, perché si tagliano, diciamo. Ecco, vabbè, questi sono un po' di sementi qua e là. Vi faccio vedere, anche qui abbiamo seminato un po' di basilico, e poi ogni tanto con mia moglie ridiamo perché seminiamo basilico ed escono pomodori. Infatti qui è nato un po' di basilico questo basso qua, però in effetti sono nati anche dei pomodori. E vabbè, qui non so se potete notare, ci sono piccoli gusci di uova rotto, perché la parte tagliente dell'uovo, diciamo, dà fastidio alle lumache. Considerate che la lumaca è ghiotta di tutto, si mangia addirittura i peperoncini che noi abbiamo seminato. Vi faccio vedere una cosa che è terribile. Questo è un basilico
già grande, anche se c'è qualche parassita non riesco a capire perché si mangia queste foglie così. Guardate, vi faccio vedere una cosa. Questo qua era un peperoncino, guardate, mangiato completamente, sono rimasti solamente i tronchi verticali e si sono mangiati tutti, tutto. Questo qua è rimasto, si intravede questo qui, eccolo qua, questo è il peperoncino, ma solo perché è stato protetto dalle altre piante. Certe volte vedete le piante intorno che sembrano, potrebbero essere parassite, invece aiutano. Questi due vasi, questo. E questo, che non c'erano piante parassite intorno, parassite tra virgolette, sono state letteralmente divorate i peperoncini. Guardate, qui ce n'è uno che appena appena si vede una fogliolina, ma sono stati letteralmente divorati. Va bene, per il momento è tutto. Vabbè, questo è un semenzaio di cetriolini di terza generazione. Di solito lasciamo la busta per ricordarci cosa seminiamo, perché spesso nemmeno ci ricordiamo. Detto questo, buon orto a tutti!